10 febbraio 2020, a poche settimane dal voto, sindaco Michele De Lucia, storicamente è riuscito a bissare per 2 volte l'elezione, potrebbe essere anche la terza volta, la legge in questo momento lo impedisce, e questo, anche questo diciamo, ha creato una situazione di stallo nel paese, stanno tutti quanti aspettando quello che dici, quindi o ti candidi o non ti candidi, tutto dipende da te in questo momento, oggettivamente. Cosa ci puoi dire a proposito delle elezioni e cosa si sta facendo in questo momento nel paese? Buongiorno a tutti, grazie a Positano News, sempre attente sulle tematiche non solo elettive, ma sulle tematiche di tutto il paese, per cui lo ringraziamo per il lavoro che fa. Tornando alle elezioni che ci saranno da qui a qualche mese, come ho già anticipato qualche tempo fa a Positano News, l'Alba della Libertà si presenterà di nuovo per governare questo paese dopo 10 anni, credo, di buon governo, dove abbiamo realizzato tante cose stiamo ancora facendo nell'immediatezza. Certo, il dibattito politico mi dispiace che è un po' fermo, ma devo dire però qualche accenno si incomincia ad intravedere. Mi dispiace che sia un amministratore che ha fatto l'amministratore un po' di anni fa ad essere il più attivo. Speravo che ci fosse dopo l'ultima, diciamo, elezione del 2015, una ventata di novità nel nostro paese. Invece, devo constatare, ma devo dire anche con rammarico, forse questo è pure colpa nostra, che nel nostro paese non c'è una nuova classe dirigente che si oppone all'Alba della Libertà e al nostro gruppo. Questo, ripeto, insomma, non è un fatto positivissimo per il nostro paese, ma al contrario può significare che questa amministrazione ha lavorato bene, per cui il paese è contento di avere un'amministrazione attenta alle problematiche dei nostri concittadini, ma anche attento alla crescita del nostro Allora, si paese. riferisce a Domenico Marrone, il quale è stato sindaco per 2 volte e di cui torna e ritorna il suo nome come possibile antagonista. Ha fatto un intervento su Facebook sulla Villa Romana, poi ha precisato a Positano News che questo non significava una sua candidatura, ma era una riflessione da cittadino. Diceva anche la stampa dovrebbe chiedere. E a questo punto che lo chiediamo anche noi, diciamo, su questo punto della Villa Romana. Sì, ripeto, probabilmente Domenico è stato assente per troppo tempo, non solo dalla vita politica positanese, ma dal circuito, dal tessuto sociale di Positano, perché dovrebbe sapere due cose che io ho ampiamente dichiarato a Positano News, ma anche su altre testate. Noi abbiamo nel 2018 per la prima volta instaurato la tassa di soggiorno. Ma l'abbiamo messa e ne sono ancora fermamente convinto che sia una tassa iniqua, solo ed esclusivamente per far sì che si aprisse la Villa Romana. E chiaramente dalla tassa di soggiorno abbiamo messo 250.000 euro nel bilancio passato e chiaramente poi ripetuto anche nell'anno successivo. I dati, come sono da convenzione, perciò dico che c'è un po' di distrazione in questo. I dati, perché la Villa Romana chiaramente il comune ne è gestore, ma la proprietà è dello È Stato, sicuramente una delle per cose cui noi dobbiamo più importanti. rendicontare tutto quello che sono le entrate, le uscite ad un altro ente, che è il Ministero. Per cui figurati se ci può essere non trasparenza. Poi tra l'altro sapete benissimo, anche voi di Positano News, come funzionano gli ingressi, cioè che c'è comunque la doppia convalida, cioè tra comune e sovrintendente, per cui più controllato e più trasparente, visto che usa il termine trasparenza impropriamente, ripeto, insomma, c'è ben poco. Noi i dati ce l'abbiamo qui, abbiamo fatto la rendicontazione l'anno scorso a febbraio, per cui ci apprestiamo a farlo anche quest'anno a febbraio. Se i dati più salienti, l'anno scorso abbiamo incassato quasi 73.000 euro da agosto a febbraio, quest'anno credo che ci aggiriamo sui 130, per cui anche questo sono molto contento, ma sono molto contento soprattutto delle
delle affermazioni e delle gratificazioni che I abbiamo commenti avuto, positivi sui perché ragazzi e le ripeto, ragazze, non c'è un commento le ragazze, negativo, sì, c'è sono un tutte bravissime. servizio ottimo fatto da professioniste, È per cui vero. ne siamo oltremodo contenti e soddisfatti. Per cui queste sono le cifre incassate. Le cifre spese per il 2018 siamo su 265.000. Per cui, ripeto, era oggettivo quello che abbiamo pensato e previsto nel bilancio di previsione, perché ci volevano un po' di soldi per portare avanti un bene così prezioso e così È sicuramente una dispendioso. delle cose Per cui migliori che sia stata fatta, via avanti. sicuramente Sì, credo che siamo sia una delle d'accordo. cose migliori fatte in Italia negli ultimi anni, non solo a Positano. Quest'anno credo che saremo con le spese qualcosina in meno, però siamo in attesa di fare la rendicontazione e di inviarla poi anche Parliamo di sommariamente. Michele De Lucia. Cosa farai da grande? Cioè, ora, per le prossime elezioni, ti candiderai alla regione con la Lega, ti candiderai al governo, farai come sindaco Cuomo di Sorrento, o hai già un ruolo importante nella Lega a livello provinciale, ti candiderai al comune, se vuoi dirlo ora, perché sappiamo che in questo momento è una partita Ripeto, io di... sono entrato in maniera molto Certo. organica, insomma, facendo, come avete visto, direttamente con Matteo Salvini alcune cose, per cui quello che succederà da qui a qualche mese a livello regionale, chiaramente non sono in grado di dirlo. Chiaramente mi vedrà impegnato affinché questo governo di centrosinistra e del presidente De Luca venga azzerato, perché non solo per Positano, ma credo per l'intera regione Campania è stata una sciagura sotto tutti i punti di vista, dalla sanità all'ambiente, tutto quello che è il turismo. Abbiamo avuto delle mortificazioni incredibili, tu le hai vissute sul premio Danza per quanto riguarda Positano, ma anche nelle altre località sento tantissime lamentele, per cui sicuramente saremmo impegnati. Uno, a rivincere le elezioni a Positano e continuare nel solco del buon governo con l'alba della libertà, spazzare via De Luca e il governo di centrosinistra con un governo nuovo, incentrato su quello che dice Matteo Salvini, stare tra la gente, vicino alla gente e risolvere in maniera concreta e non con slogan i problemi della nostra regione. Grazie sindaco e buon lavoro, grazie.